by Marco Fisarmonica, in collaborazione con SA Project Edizioni Musicali e Alberici Trasporti Stradella, presenta Fisarmonicando, sedicesimo anno. Piaciute mai le scale, hai sempre preferito l'ascensore, io non ci ho mai pensato a lavorare, guadagni con la disoccupazione, con l'aria della fabbrica sto male, te l'ha certificato che dottore, m'hanno cacciato anche da casa mia, hai l'obbligo di firma all'osteria. Ma se vuoi bere un bicchiere di vino, consiglio ti do. Ma dimmelo un po'. Di giorno barbera, dolcetto, la sera prosecco moscato, sei sempre imbriaco. E oh, la mattina la urino. E oh, va avanti te che arriverò. E oh, ma sì, domani ci penserò. Evviva il buon vino, l'ho fatto per bere. Evviva la vita, se pieno il bicchiere. Di briscola, di scopa e ciabano. Hai perso, adesso tocca a te pagare. Dai, paga te, che dopo te li do. E sera su ritorna la Marietta. E finalmente mi riposo un po'. Per te fatica anche far l'amore. Se mi addormento che colpa ne ho. Ma se vuoi bere un bicchiere di vino, consiglio ti do. Ma di giorno barbera, dolcetto, la sera prosecco moscato, sei sempre imbriaco. E oh, la mattina la urino. E oh, va avanti te che arriverò. E oh, ma sì, domani ci penserò. Evviva il buon vino, l'ha fatto per bere. Evviva la vita, se pieno il bicchiere. Ci siamo, grazie Michael per il segnale, si è accesa la luce rossa, quindi siamo in diretta per la 23esima puntata. Allora, dopo, al termine di questo appuntamento, io domani festeggerò il mio 50esimo compleanno e stapperemo nella nostra tavernetta adiacente agli studi di Fisarmonicando insieme a Michael, in via del tutto eccezionale, Tiziano, una bottiglia con le dovute distanze per festeggiare questo compleanno particolare. Ciao a tutti, benvenuti a Fisarmonicando col vostro by Marco Fisarmonica, in Qual di Stradella, lo sapete, in via Marte dei Partigiani numero 34, ditta ex Lucchini. Siamo aperti, quindi a pieno ritmo, e non tanto per le vendite che abbiamo già strumenti prenotati, però per chi volesse riparare la fisarmonica dall'A alla Z, accordatura, tastiera, chi volesse anche avere un nuovo look della fisarmonica, noi siamo a vostra completa disposizione, quindi siamo aperti ufficialmente e
con le norme naturalmente, quindi mascherina, tutta la zona delineata del laboratorio, dell'esposizione, a Fisarmonica e Baimargo sono 500 metri di struttura, quindi le distanze, per quanto riguarda le distanze non abbiamo alcun tipo di problema. Stavo guardando una bellissima foto, vado a salutare Marco Beghetti, segregato nell'appartamento in quel di Novi Ligure da parecchio tempo, Fabio Arzese, ciao Fabione, spero di abbracciarti. Andiamo un attimino in Veneto, dal grande Riccardo Ambrogini, ha mandato un bellissimo video su Facebook e su YouTube insieme ad Andrea Simiele, devo farvi i complimenti, oltre ad essere due grandi amici, grandissimi musicisti, quindi bravi. Ciao Riccardo e ciao Andrea. Poi Lucas Bardella da Roma, non può mancare Lucas Bardella, anche lui ha mandato dei video, sapete in questi due mesi tantissimi artisti hanno inviato tramite il web, tramite Facebook, YouTube, la loro musica in diretta. È stata una bellissima cosa perché tutta Italia si è unita in questo momento particolare. E vado anche a salutare Massimo Scaravaggi, insomma tutti gli amici di Fisarmonicando. Partiamo, 23esima puntata, lascio lì la scaletta, arriva dalla Valle d'Aosta Federico Cabraz con La Filanda, poi Ciro Pravatà e qui andiamo in Sicilia con una mazurka dal titolo Contromano, e poi questa puntata è dedicata, come sempre, le richieste sono tantissime, degli anni 60-70, una richiesta vostra, Claudio Baglioni con Strada Facendo. Ci vediamo dopo, non ho ancora bevuto, berremo dopo. Pensate come riuscirò a fare questi 90 minuti senza bere, sarà molto difficile. Claudio Baglioni con Strada Facendo. We'll be right back.
Perché domani
sia migliore, perché domani Disarmonicando. Bene, un bel primo piano con la barbettina un po' tagliata, cioè io ho i capelli, sono un po' spulsato, adesso sudato, vabbè, lasciamo stare, meglio. Ciao Marco, non è che devo fare ste figure in diretta, grazie della bella musica e speriamo che questo incubo finisca. Marinella di Bordighera. Bacione, bacione, bacione Marinella. Poi andiamo, vediamo qua. Vai Marco, sono Paolo, mi piacerebbe ascoltare Gisto di Casadei. Abito a Rivoli e mi vuoi mandare un saluto. Ciao Paolo da Rivoli. Grazie, 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 grazie. Cercheremo, adesso lo dico con... Ma ascoltato, non è che devo dirlo, è a 10 metri. Con Michael. Andiamo avanti, ne facciamo un altro. Ciao Marco, metti musica allegra. Vabbè, la fisarmonica porta allegria, valzer, mazurka e polka, qualche pezzo degli anni 60. Lidia di Piacenza è una musicista e mi saluta anche Valeria. Metti una pizzica, anche gli amici piacentini, un abbraccio a tutti voi in questo momento particolare. Vado a salutare un po' che non sento l'amico Daniele Ronda, mi manca un po', ma sicuramente riusciremo insieme a fare una bella rimpatriata insieme a Tiziano, Michael, Sandro Allario, insomma, come ai vecchi tempi. So che stai lavorando tantissimo insieme a Sandro e che state preparando qualcosa di particolare, quindi un bacio anche a Daniele Ronda. Arriva Donato dalla provincia di Milano con la polchissima, un brano per saxa, dell'amico Fiorenzo Fiore, Fiorenzo Tassinari. Ciao Fiore, carissimo amico da 40 anni. Poi Paolo Bagnasco, Paolone, ciao anche a te con Moscumbia. E poi un'altra richiesta, e là. Qui non abbiamo trovato, lo dico quando richiedono questo motivo, purtroppo non abbiamo trovato il video, ci sono delle foto che scorrono durante il video, ma l'importante è ascoltare il motivo. Sto parlando dei Did Dick con Viaggio di un poeta.
lasciò il suo paese all'età di 20 anni, con in tasca 2 soldi e niente più. Aveva una donna che amava da me, lasciò anche lei per qualcosa di più. Promise a se stesso di non ritornare al vecchio paese della sua gioventù, dove nessuno voleva sognare i campi d'arare e niente di più. Cominciò così a fare il vagabondo, girando paese e città. Cercò la fortuna nei quartieri del mondo, dimenticando la sua povertà. Di un grande poeta trovò dei ragazzi che parlavano di pace, di colpo capì che era quella la meta che aveva raggiunto per essere felice. Ritornò così a fare il vagabondo, girando paesi e città. Voleva portare un amore nel mondo, ma pensò un paese di molti anni fa. Senza soldi in tasca tornò ancora verso casa, aveva capito cosa conta di più. Davanti alla sua porta c'era lei che lo aspettava, tutto come prima e non chiedeva di più. Fisarmonicando. Rientrati a Fisarmonicando, 23esima puntata in tutte le regioni del nord Italia, oltre, lo dico sempre, gli amici siciliani, ascolti incredibili, veramente, quindi vado a salutare tutto lo staff di Antenna del Mediterraneo e la mitica Telecity, vabbè, questa ormai da tantissimi e da tantissimi anni. Parliamo un attimo di fisarmonica, la regina è pronta a consegna, alcuni colori, bianco e oro, bianco e rosso, questo blu marmoreo e un viola, li abbiamo pronti a consegna. Il prossimo mese produrremo ancora altre regine, fisarmoniche in quinta e il ritorno della terza modello Bagnasco, ancora proprio quella storica, la prima, quella con il traforo a rombo, proprio l'originale, perché è stato richiesto uno strumento potente e leggero, naturalmente l'accordatura è quella del maestro Castellina con un mix di Paolo Bagnasco, un altro trucchetto che io e Paolo abbiamo così provato e selezionato qualche anno fa. Quindi regine in quarta con cassotto, naturalmente voce a mano, legno stagionato di 3 anni, di più non riusciamo in questo momento, il modello Bagnasco in terza con cassotto, voce a mano, bla bla, poi le fisarmoniche in quinta che stanno funzionando perché con questo strumento riusciamo a fare sia la musica da ballo che la musica classica. E poi non dimenticatevi mai
dal Select Accordion by Margo, questo produttino proporzione qualità prezzo che sta andando alla grande senza cassotto. Partiamo dalle 34 tasti per arrivare alla 41 120 in terza e in quarta senza cassotto, ok? 3353 39936 oppure 0385 40 501. Andiamo in Liguria con Gianni Piazza interamente dal vivo con René de Musette, quindi è un valzer francese. Poi sempre dal vivo, un appuntamento indelebile in questo studio di Fisarmonicando, qui abbiamo lavorato tantissimo insieme a Maico, insieme a Giorgio che vado a salutare, insieme a Marco Pezzoni, perché abbiamo fatto un sound check, abbiamo iniziato alle 16 per poter fare la diretta, i Barracuda insieme a Enrico Traverso con Suona la Fisarmonica e poi come sempre a metà programma il blocco pubblicitario. Thank you.
Amici di Fisarmonicando, la regina è arrivata. La regina Fisarmonica. La regina. La fantastica creatura 2014 targata by Marco. I nuovi modelli, da ascoltare e da suonare, sono disponibili presso by Marco Fisarmoniche, in via Martiri Partigiani 34, a Stradella, Pavia. Per info 0385 40501 oppure info@bymarco.com. Emanuele Rastelli presenta Ballo di classe. 14 meravigliosi brani composti ed eseguiti dal due volte campione del mondo di fisarmonica Emanuele Rastelli. Ballo di classe. Produzione SA Project by Marco Fisarmoniche. Music in Box. Che tu sia artista, promoter o agenzia, nel concerto live trovi l'occasione unica per aggregare in musica il tuo pubblico. Music in Box garantisce al musicista la miglior performance e al pubblico un grande show. Music in Box, progettazione, allestimento e noleggio di sistemi audio, strutture illuminotecniche, palchi modulari, coperture e strutture in americana. Music in Box. Per info e contatti 339-6967-488 oppure 347-8756-776. www.musicinbox.it. Mail info@musicinbox.it. Music in Box. Fisarmonicando. Ci siamo in diretta, eccoci qua come sempre puntuali, 23esima puntata di Fisarmonicando nel mese di maggio, quindi siamo quasi al termine della programmazione annuale, quella della stagione televisiva 2019-2020, ma come detto la scorsa puntata molto probabilmente continueremo ad andare in replica. Vado a salutare Giovanna da Brescia che mi ha fatto una richiesta, vediamo un po'. Eh sì, e c'è. Ciao Giovanna, un bacione, anche mi ha mandato anche la foto. Oi la lotta, come direbbe Sandro Allario. Poi ci spostiamo a Torino. Claudia, potresti mettermi un motivo del Santo California? Vediamo un po' di accontentarti. Andiamo in scaletta, accontentiamo l'amica che ha richiesto gli Homo Sapiens, Belle da morire. Poi, sempre in provincia di Piacenza, con Luca Monti, La miglia vacca, e poi dalla Sicilia, cioè scusate, dall'Emilia Romagna andiamo in Sicilia con il mitico Salvatore Camilleri, Bel Fox. Nel fil d'amore vince sempre il bene. E chi si lascia torna sempre insieme, ma per noi due c'è un'altra fine adesso. La folla tra i colombi che ci osserva, il freddo i nostri aliti, la nebbia e piangere, domenica mattina qui per te, che sei. Seno da rubare, io non c'ho.
fine sopra i tuoi luci. Thank you.
emozioni diventano vibrazioni. Entra nel centro della musica, la fisarmonica dei numero uno, a Stradella, per scegliere il meglio. La fisarmonica dei numero uno, semplice, by Marco. Telefono 0385 40 501, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato, festivi dalle 9 alle 12, su web www.bymarco.it. È tutta un'altra musica. Viva la Pisa, viva la Pisa! Bene, 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 eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Fra circa mezz'oretta, l'ho detto all'inizio della puntata, io festeggerò il mio 50° compleanno con Michael e con Tiziano. In modo particolare, anche perché non bisogna festeggiare in questo momento alla grande, insomma, però fra amici, quindi mio figlio è un carissimo amico, andremo a stappare, perché no, una bottiglia e poi tutto finito. Volevo andare a salutare le mie compagne d'avventura, Antonella, che mi ha accompagnato per circa 2 anni. Antonella, lo sai, quando vuoi, poi da Voghera puoi venire, insomma, quando avrai piacere staremo insieme, perché ti ritengo una compagna d'avventura incredibile e una bravissima professionista, canti veramente veramente bene. So che sei stata attualmente con Massimo Della Bianca, ma ripartirà il tutto. E poi naturalmente non può mancare la mia carampana, la mia Claudia Pozzi. Ci sentiamo settimanalmente salutandoci tramite Facebook. Claudia, io spero di completare la stagione insieme a te, insieme a Giorgio Villani, per salutare tutti coloro che in questa stagione 2019-2020 hanno seguito Fisarmonicando, e posso garantirvi, sapete che io non parlo mai di numeri, non mi piace, sono sempre poi le parole porta via il vento, come si dice in Toscana, però migliaia, 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 decine di migliaia di persone in tutta Italia naturalmente hanno seguito Fisarmonicando. Pensate che quotidianamente, vi faccio un numero che non è televisivo, è un numero dello streaming, quindi coloro che seguono Fisarmonicando sul web, non in televisione, circa 20.000 persone, dico 20.000 persone, tutti i giorni seguono sul nostro canale YouTube Fisarmonicando i nostri video. Infatti siamo arrivati a 26 milioni, abbiamo superato i 26 milioni di telespettatori. 26 milioni, insomma, facciamoci due numeri, non sono poi così pochi. Accontentiamo la nostra amica che ha richiesto il Santo California. Tornerai, tornerò, più o meno. Poi Stefano Tubandi, andiamo a Piacenza, ciao Stefanone, con La Scivolata. E poi una chicca, Deborah Sbarra è conosciuta con la sua Giallina, no? Perché lei ha un duo, un trio, anche un'orchestra nel periodo estivo, ma devo ricordare che Deborah Sbarra è diplomata in pianoforte, quindi è professoressa di musica. E qui vi mando una chicca con una fisarmonica che io costruì circa 30 anni fa, quindi una Lucchini. Sapete che sono stato l'accordatore della Lucchini, non solo, stocco dal Fratelli Crosio. L'ascoltiamo interamente dal vivo con un motivo di Luciano Fancelli dal titolo Acquarelli Cubani. Deborah Sbarra. Un anno senza te,
aspettami, il tempo passerà, un anno non è un secolo. Restare senza te. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene, il tempo vola, aspettami. Pensami sempre, sai, e il tempo passerà.
Vedete, Fisarmonicando non è il solito programma, no? Molte persone mi chiamano anche durante il giorno, mentre lavoro, facendo i complimenti perché dicono finalmente un programma diverso dagli altri, ma lo sappiamo perché giustamente, anche per business, per interessi economici, le emittenti propongono le orchestre, però se fate zapping, come dico sempre, la stessa orchestra con il stesso brano potreste ascoltarlo anche 10 volte al giorno. Noi per scelta abbiamo fatto questo dal 2004, di fare un programma diverso dedicato alla fisarmonica, quindi un programma che non esiste a livello nazionale, inserendo
brani storici, quindi dei video che quasi mai si possono ammirare a livello televisivo, con video storici degli anni 60, 70, 80. E questo è un programma diverso, sempre fatto con umiltà, con semplicità, vedete la conduzione è molto familiare, ma forse è quello che si dovrebbe fare, so anche in questo momento di essere impopolare come sempre, però quando si ripartirà, e questo è un suggerimento che voglio dare un po' a tutti, visto che ho un'età abbastanza avanzata, meno luci, meno schermi, più musica e più semplicità. Forse un passo indietro servirebbe a migliorare le cose. Credo che dopo questa crisi forse molte orchestre italiane capiranno questa formula. Me lo auguro. L'importante è che la musica continui a vivere, la musica da ballo e non solo, la musica internazionale, e soprattutto cominciamo a suonare tutti dal vivo, ok? Sono impopolare, ma dico sempre ciò che penso. Umberto Tozzi con Gloria, brano storico, e poi il mio amico Sandrino Allario, quando incise questo motivo, ha fatto così, come fa lui. Era un momento particolare della sua vita, quindi lo ascoltiamo con sospiro. Ciao Sandrino. Aspetto gloria, gloria.
Tony, lo facciamo lavorare, Tony. Guarda che roba. Stai pensando al mare, alle onde, ai tuoi capelli. Vai Sandro. Bravo amico mio, Sandro Allario. Dove le emozioni diventano vibrazioni, entra nel centro della musica la fisarmonica dei numero uno, Astradella, per scegliere il meglio. La fisarmonica dei numero uno, semplice by Marco. Telefono 0385 40 501, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato, festivi dalle 9 alle 12, su web www.bymarco.it. È tutta un'altra musica. Fisarmonicando. Bene, siamo giunti al finale di questa 23esima puntata. Dobbiamo dare a regia un po' di olio ma si sente? No, meno male. Stavo dicendo, abbiamo lo sgabello che cigola un po'. Bene, avete visto il cappellino, perché adesso noi andiamo a festeggiare, come detto, stappando una bottiglia di Bonarda dell'Oltre Po Pavese, il mio 50° compleanno insieme a Michael e a Tiziano, che è arrivato in questo momento. Che dire, ci vediamo la prossima settimana. Mi auguro di avere con me Claudia Pozzi, molto probabilmente nell'arco della stagione, quindi a termine stagione, non riusciremo più ad avere degli artisti, ma sicuramente per i saluti la mia amica Claudia Pozzi riusciremo ad averli insieme naturalmente a Giorgio Villani. Mi raccomando, tenete duro, le regole fondamentali, mi raccomando, non andiamo a gironzolare, non è ancora tutto finito, anzi dobbiamo stare più attenti di prima. Questa è la cosa importante che voglio dire a tutti coloro che ci stanno seguendo, non approfittiamone, siamo all'inizio di un miglioramento, però non approfittiamone, mascherina, distanze, non luoghi affollati, che continueremo e riusciremo a tornare come prima. Mi raccomando. Ci vediamo la prossima settimana, vi voglio bene e che Dio ci benedica. Ciao. E-oh, la mattina la urino. E-oh, ma avanti te che arriverò. E-oh, ma sì, domani ci penserò. Evviva il buon vino, l'ho fatto per bere, evviva la vita, se pieno il bicchiere. S'alza presto la mattina, puntuale col caffè nella tazzina,
Teresa fa l'offesa perché io non l'ho presa e ho stretto tra le braccia la Marisa. Per le mie donne io sono il più bello, son sempre tra l'incudine e il martello, ma poi tu sei spuntata alla finestra. Oh mamma, mi hai chiesto poi un piatto di minestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina di cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor con quel piatto di minestra, noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina di cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor con quel piatto di minestra, noi sappiamo cos'è l'amor. Mi prepara anche la cena, e poi mi rompe i piatti sulla schiena. Teresa invece onesta si limita e si presta a rompermi i bicchieri sulla testa. Con la Marisa poi ho fatto centro, ma in un bidone mi ha infilato dentro. Invece tu mi hai fatto la minestra, mi hai detto mangio salta la finestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina di cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor con quel piatto di minestra, noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina di cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor con quel piatto di minestra, noi sappiamo cos'è l'amor. In cucina vinci sempre tu, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor con quel piatto di minestra, noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena non ci amiamo, tu ci hai rubato il cuor con quel piatto di minestra, noi sappiamo.